Ciao bambini! In questa seconda lezione continuiamo a sperimentare con la pittura. Fare l'illustratore significa anche giocare con i colori. Ho preparato per voi un altro simpaticissimo esercizio creativo in cui vedremo come un personaggio riesce a stagliarsi dallo sfondo. Per questo esercizio avrei bisogno di un piattino di plastica o comunque un contenitore dove mischiare il colore, un bicchiere pieno di acqua pulita, delle tempere o comunque i colori che hai a disposizione a casa, un fazzoletto pulito o dello Scotex, un foglio bianco meglio se spesso, io ho usato un Bristol. Avrei bisogno anche di altri fogli bianchi, vanno bene anche quelli per le fotocopie, forbici, pennelli o in alternativa, se non li hai, una spugnetta da inzuppare nel colore. Ora che è tutto, possiamo cominciare. Sei pronto? Prendi il foglio bianco di carta leggera da fotocopia e comincia a disegnare delle forme. Per prima cosa scegliamo di creare delle sagome. Saranno delle figure molto semplici. Volevo realizzare un coniglio e alcune piante molto stilizzate. Disegniamo in questo modo. Non c'è bisogno di essere precisi, ma bisogna cercare di realizzare appunto delle forme semplici che andremo poi a ritagliare. Anche la mia pianta sarà molto stilizzata. Non inserire troppi dettagli. Realizzo anche una terza piccola pianta. Ecco qui, ora che le nostre sagome sono pronte, prendiamo le forbici facendo molta attenzione e ritagliamo le sagome. Ritagliamo il coniglio. La seconda pianta. E la terza, la più piccolina. Prendiamo il pennello, che deve essere abbastanza grande, oppure una spugnetta e la intingiamo sopra il colore che abbiamo già preparato precedentemente. Per mischiare il colore prendi la tempera e la diluisci con l'acqua. Metti un foglio sotto il foglio principale, quello un po' più spesso. Prendi le tue sagome e le appoggi sopra appunto il foglio più spesso, in questo modo. Devono rimanere ferme e immobili. Per essere sicuro che rimangano ferme, puoi inserire un po' di scotch sotto arrotolato. Tenendo ferma la sagoma bianca, realizziamo delle macchie di colori tutto intorno. Facciamo sempre attenzione che il nostro coniglio e le nostre piante non si spostino per nulla. Io ho cercato di tenerle sempre fisse con la mano. Però con lo scotch sotto questo lavoro ti sarà più facile.
realizzo pennellate e macchie prima sempre dello stesso colore e vado avanti così. Il foglio sotto, se ne hai altri, mettine anche per tutti i quattro lati del foglio principale, ci aiuta a non sporcare il tavolo ed arrivare fino al bordo del nostro disegno con il colore. Prima di passare con il secondo colore, attendiamo che il primo si sia asciutto completamente. Prendiamo l'altro colore che abbiamo scelto, lo mescoliamo sempre sul piattino e andiamo a dipingere ancora. Teniamo bene le sagome ferme e facciamo lo stesso procedimento andando a completare la nostra illustrazione. Andiamo tutto intorno alla sagoma anche in questo caso e possiamo anche andare sopra il primo colore. Io avevo solamente questi due colori, ma se ti piace ne puoi aggiungere anche altri. L'intento è quello di creare uno sfondo dietro questi personaggi. Non importa che sia astratto, ma è proprio questa la bellezza del disegno. A questo punto, quando il colore sarà del tutto asciutto, togliamo da sopra il foglio le sagome e vediamo che cosa appare. Ecco, le parti dove vi erano i nostri ritagli sono rimaste bianche e con i contorni ben definiti, mentre tutto lo sfondo è colorato. In questo modo possiamo notare com'è importante far emergere i personaggi da uno sfondo. Spero che tu ti sia divertito con questi primi esercizi creativi. Per questa lezione di oggi è tutto. Ti aspetto nei prossimi video in cui entreremo nel vivo del nostro progetto e cominceremo a parlare di illustrazione vera e propria. Ciao, a presto!